Una ricetta agghiacciante questa volta, eh? Agghiacciante. Sento già di farvi paura, sento già che siete lì e dite: oddio, forse è il caso di chiuderlo questo video. Mi sta venendo l'angoscia, vero? Tranquilli che sono io che ho più paura di voi, perché sono le 5 del pomeriggio, hanno cambiato l'orario, a breve verrà la notte e vorrei andarmene prima che arrivi qui l'orso. Poi forse è meglio che mi sbrigatti a dire la ricetta. Ricetta per Halloween, vi racconto che cosa facciamo assieme: una cupcake al cioccolato con un frosting al mascarpone e panna montata, non troppo dolce, ma perché? Perché sopra ci sarà la pasta di zucchero fatta in casa, che mangiata assieme a tutto non renderà stucchevole per niente questo dolce, anzi sarà molto equilibrato. Sapete che io amo l'equilibrio in tutte le preparazioni. Dunque, partiamo dalla base come al solito: burro morbido, mascarpone, ricotta nella stessa ciotola con zucchero, pizzico di sale e vaniglia, mezza bacca. Cominciamo a montare il tutto fino a formare una bella crema morbida e omogenea per circa 3 minuti. Basta così. Spegniamo lo sbattitore e poi uniamo due uova. Amalgamiamo ancora. Una volta poi amalgamate anche le uova, aggiungete farina e lievito per dolci, non serve setacciare perché continuerete a sbattere con lo sbattitore, e poi unirete anche il cacao amaro che si rapprenderà bene il tutto, ma fidatevi che poi l'impasto sarà sofficissimo una volta cotto, e alla fine le scaglie di cioccolato o, come ho fatto io, le gocce di cioccolato fondente. Mescolate ancora il tutto o con una spatola oppure ancora con lo sbattitore. L'impasto lo suddividete in almeno 12 pirottini, a me per la verità me ne sono usciti 14, pirottini medi, di medie dimensioni insomma, e poi li infornate in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Ovviamente una volta che sono pronti li togliete dal forno e li lasciate raffreddare completamente. Se li preparate il giorno prima vi consiglio di conservarli avvolti con della pellicola trasparente, rimarranno morbidissimi. Ora facciamo la pasta di zucchero. Tra parentesi, non ho i denti, ma non perché abbia un accessorio che mi inganna, no? E fa sembrare che io sia un po' così, un po' in stile novantenne. In realtà non ce li ho veramente i denti dalla nascita. Amici di Instagram lo sanno perché ogni tanto faccio anche le stories così, no? A gennaio come nuovo, qua su YouTube non l'ho mai detto e ne ho approfittato oggi perché fa sembrare ancora il tutto più vampire, no? Andiamo di pasta di zucchero, dicevo. Una stupidata, ragazzi, voi non avete idea. Tanti la comprano già fatta, converrebbe sicuramente farla in casa, uno perché costa meno, due perché si fa in un battibaleno. Partiamo con della gelatina in fogli, la lasciamo ammollare nell'acqua fredda per quei 10 minuti. Nel frattempo in un pentolino scaldiamo, senza far bollire però, del miele millefiori. Con, volendo potreste usare in realtà il glucosio, però il glucosio è meno comune. Io ho usato il miele millefiori, abbastanza morbido, non cristallizzato. Il risultato a me è piaciuto tantissimo. Con, dicevo, dell'acqua. Mescoliamo il tutto, portiamo a sfiorare il bollore. Quando il bollore è quasi arrivato, spegniamo, aggiungiamo la gelatina strizzata, mescoliamo il tutto e cominciamo ad aggiungere zucchero a velo. Ne occorrerà circa 500 grammi. Bisognerà aggiungerne piano piano, fino ad ottenere una bella pastella compatta che poi trasferiremo su un piano da lavoro con altro zucchero a velo, cioè nel senso voi usate magari 300 grammi di zucchero a velo per la pastella nella pentola e poi altri 200 li utilizzerete per il piano da lavoro, no? Impastate il tutto fino ad ottenere un composto che non sia appiccicoso e poi lo conservate in una pellicola, e addirittura io, per essere certo che non si secchi, lo conservo in un contenitore con la chiusura ermetica. Se volete prepararla anche 2-3 giorni prima, potete conservarla appunto in un contenitore ermetico, ma mi raccomando, non in frigorifero, in dispensa, ok? Perché altrimenti assorbe l'umidità, è un macello. Ora prepariamo il nostro frosting, che si sbatte in una ciotola, panna fresca, bella fredda ovviamente, mascarpone anche questo freddo e zucchero. Di zucchero non ne ho messo tanto, ma proprio perché poi avremo la ricopertura con la pasta di zucchero. Sbattiamo il tutto molto bene fino ad ottenere un composto bello sodo, non ci vorrà molto tempo, anche per questo io questo frosting lo adoro perché è buonissimo e si fa veramente velocemente. Adesso bisognerà assemblare il tutto. Quindi io comincerei già col frosting, lo metto con una bocchetta, anzi non l'ho neanche messa la bocchetta in realtà, sac à poche, ci faccio il mio nido, la mia spirale così, il mio ciuffetto, poi stendo la mia pasta di zucchero abbastanza sottilmente, prendo un bicchiere,
coppa pasta del diametro di circa 12 cm, 10-12 cm, e faccio i miei dischi che li metto sopra la crema, ovviamente. Diamo proprio l'effetto fantasma, no? Tutto così, carino, e poi ci facciamo gli occhietti. Cosa ho usato per gli occhietti? Semplicissimo cioccolato fondente fuso. Sac à poche, taglio finissimo, ci faccio i miei tre puntini che sembra tipo un fantasma che fa così. Basta, cioè sono pronti per essere mangiati questi qua. Io li amo perché, ve l'ho detto, c'è proprio un bel equilibrio. Prova assaggio adesso, vi faccio vedere, poi me ne vado perché ho quasi più... Ecco, vedi, anche la candela ne risente, insomma, è stufa anche lei. Io non so quanto riuscite a vedere. Allora, qua abbiamo il cupcake, no? Mangiate dentro. Cioè, questa crema combinata con la pasta di zucchero, ma sapete che è tanto piacevole mangiarsi tutto l'insieme, ma tanto proprio. Ti invoglia a mangiarne forse anche un altro. Ci sta, ad Halloween ci può stare. Allora, sarò breve perché comincio ad aver paura di me stesso, in che condizioni sono. Grazie come al solito per aver visto questo video. Io spero tantissimo che questi cupcake li farete. Se li provate a fare, mi raccomando, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa sempre tanto piacere. Sto già digerendo. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta. Ci vediamo molto presto, grazie. Adesso vado un pezzettino nel bosco, così faccio finta di incamminarmi, no? Poi in realtà spengo tutto e di corsa mi rifugio in macchina e vado a casa. Basta, 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 basta.